Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Siamo in diretta anche su Instagram, quindi potete condividere e commentare anche da lì, sulla pagina Facebook, in diretta su YouTube, ovunque potete condividere e mi raccomando aggiungervi al canale Telegram. È il 1º aprile, qual è lo scherzo? Adesso ne parliamo e vediamo anche qual è il decreto che hanno fondamentalmente confermato con le problematiche che già sapevamo, con la zona rossa al massimo arancione, anche per tutto aprile. Ciao Edoardo, salutiamo qualcuno. Ciao Edoardo, puntualissimi, grandi. Ciao Italia, Viola, Aldo, ben trovato. Spero abbia visto appunto anche la segnalazione della Onlus di cui avevamo parlato l'altra sera a Ring. Ciao Antonella. Alessandro, ci mancava solo la spia, adesso ne parliamo, Aldo. Ciao Ferdi, buongiorno Vincenzo, Nadia, Andre, ci sono tutti, dai, Pippo, buongiorno, buongiorno Antonella, rimaniamo rossi, esattamente, purtroppo è questo almeno lo scenario. Novità oggi, adesso ne parliamo insieme, Laura, anche per capire un po' che cosa succede. Saluto anche gli amici di Instagram, piano piano, insomma, faremo le dirette anche lì. E cresceremo. Oggi speriamo nella riunione mi spieghino che problema ha la mia pagina Facebook e se riusciamo a sbloccarla. Buongiorno Daniela, buongiorno Caterina, ciao anche a Caterina, mitica Sabri. Soldi spesi inutilmente per banchi, rotelle e monopattini, quelli erano soldi che dovevano usare casomai per sostenere l'economia e aiutare tutti i negozianti. Allora, prima di parlare della spia russa, mancano le dosi. Mancano le dosi, quindi sono saltati, come sapete, a partire dalla giornata di fatto di domani, in particolar modo fino a martedì prossimo, molte nuove prime dosi e in alcuni casi anche i richiami. Quindi c'è preoccupazione di più di qualcuno che ci ha già scritto in queste ore. E questo è un problema che è quello che abbiamo sempre detto, cioè le famose dosi che non arrivano perché non è arrivato AstraZeneca, guarda caso, non è arrivato Moderna, è arrivato solo Pfizer, che arriva tra l'altro mi pare oggi, quindi anzi Moderna forse domani, AstraZeneca dopodomani, insomma questo è il macello, Pfizer invece ha confermato, insomma è il solito problema di questo paese che non riesce a recuperare queste fantomatiche e queste famose dosi. Allora, e questo è un problema enorme, oltre ad aver visto di nuovo la ressa ai centri vaccinali, e ieri l'abbiamo documentata ancora nei telegiornali del Veneto, intendo dire in questo caso, e quindi con la rabbia di molti. E credo e spero che oggi Zaia partecipi alla conferenza stampa, perché ieri era impegnato nelle videoconferenze come sempre. C'è un attacco all'autonomia delle regioni, del quale parleremo tra pochissimo, perché c'è uno scontro tra Bertolissi, il padre, diciamo, dell'autonomia dal punto di vista costituzionale, e Massimo Cacciari, il solito disfattista, ecco, su ogni fronte. Tra poco ne discutiamo. Per quanto riguarda questo decreto, insomma, nulla non previsto, con lo scontro ancora una volta tra Salvini e in particolar modo Speranza. Se la prende con Speranza, ciao Chris, ma non con Draghi, il quale Draghi poi telefona a Salvini, dice stai calmino, insomma questa è la situazione. Abbiamo detto che riapriamo se ci sono le possibilità, ma manca l'automatismo. Cioè, cosa voleva Salvini, quello che aveva detto Zaia l'altro giorno in conferenza stampa? Cioè, prevediamo in qualche maniera che per una serie di contatti. Si toglie il microfono ogni tanto, non lo so, come per una serie di contagi in attenuazione, magari riusciamo a riaprire, a passare immediatamente in giallo, magari anche in bianco, speriamo, ma con una serie di dati in miglioramento automaticamente riapriamo. Questo automatismo non c'è, ma c'è la disponibilità da parte del governo a rivalutare ovviamente nel corso del mese di aprile, durante il quale vi ricordo saremo o rossi o arancioni al massimo, di valutare appunto queste aperture. Nel decreto ci sarà anche l'obbligo di vaccinazione per i sanitari, quello di cui abbiamo parlato tante volte. Con questo, quindi per evitare i Novax cosiddetti, per evitare nuovi contagi, cluster di cui raccontano oggi ancora i giornali, ancora oggi. Con questo automatismo, come? Spostamento a mansioni diverse, quindi se non ti vaccini, sei medico, infermiere, operatore sociosanitario, ti sposti. Ciao Morgan, anche Luca collegato su Instagram, grande. Ci vediamo, ci spostiamo
direttamente il sanitario si sposta a un'altra mansione, mi perdo. Quindi, se non si vuole vaccinare, viene spostato in un'altra mansione, anche degradato, dicono. Quindi, può essere anche degradato, e quindi lo stipendio si adegua al nuovo incarico. Cioè, quindi magari fa un incarico un po' più umile, lo voglio definire così, e quindi viene pagato meno. Se non c'è la possibilità di spostare questo sanitario in altro incarico, viene sospeso il suo lavoro e quindi anche lo stipendio. Quindi una linea comunque durissima rispetto a quello che è stato il dibattito di questi giorni. Se non ti vaccini, ti spostiamo. Se ti spostiamo e hai un incarico minore, vieni pagato per quel carico minore, altrimenti stai a casa e non vieni pagato per nulla. C'è anche lo scudo penale per i vaccinatori, quindi i medici che vaccinano, e non ci sarebbe fino a questo momento, ma Speranza ha lasciato un'apertura, lo scudo, definiamolo così, per i medici che seguono le cure, e quindi immagino le cure domiciliari, quindi immagino in particolar modo i medici di base. Eccole qua, siamo al 38.000 dosi di Moderna non arrivate e 100.000 di AstraZeneca, Vaxzevria, come cavolo si chiama adesso, che non sono arrivate, arrivano nelle prossime ore, forse entro il weekend. Il 5% della popolazione in Veneto è vaccinata, gli over 80 una dose, il 65%. Ho appena condiviso sulla pagina Facebook, la trovate, i dati di Utrend di cui parlano tutti i giornali oggi, qual è la più performante tra le regioni, il Trentino, poi c'è il Veneto, mi pare che sia terzo, quarto, non mi ricordo più in base agli indici di calcolo, ma in realtà lì c'è la distribuzione dei vaccini per fasce d'età. Il totale, a che punto è l'Italia? Siamo sopra la media italiana per quanto riguarda il Veneto, siamo sotto la media italiana per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. E guardate che non è cosa da poco, perché il Friuli Venezia Giulia, che aveva annunciato la partenza delle vaccinazioni per i 75-79 nei giorni scorsi, è partito. Oggi cominciano le prenotazioni per la fascia 70-74, però in realtà è più indietro rispetto al Veneto, che ha una quota, mi pare, del 7% tra gli ultra settantenni, il Friuli Venezia Giulia, il 16% il Veneto, che oggi, ricordo, primo aprile comincia con le prenotazioni online. Il problema è che ovviamente non ci sono le dosi, quindi anche questa prenotazione va un po' a rilento. In Veneto, tra l'altro, lo raccontano i giornali, ci sono 10.200 medici oppure operatori sociosanitari comunque che non hanno fatto, voluto o potuto fare il vaccino, ed è il 5% dei 60.000 del Veneto. Questo è il racconto che fanno i giornali. Voglio parlare subito della spia russa. Che cosa ci dice? Questa è una dittatura sanitaria, dice Laura. Se sanno cosa fanno Giuseppe o cosa iniettano, a cosa cazzarolina il serve lo scudo penale? Questa è una bella domanda, però sai Pippo, l'hanno detto anche come si chiama, Carlo Nordio l'altra sera, giusto, lo scudo penale, perché alla fin fine vai a prendertelo con la catena più debole, con l'ultimo anello della catena più debole, del più debole di questa catena, della vaccinazione, e quindi alla fin fine anche i ricorsi vengono fatti, le denunce per raggranellare qualche soldino, e il fatto che poi le stesse case farmaceutiche scelgano di pagare è un segnale di debolezza. Cioè, ci sono tutti questi aspetti analizzati l'altra sera nell'intervista con Carlo Nordio. Se riusciamo la riprendiamo anche sul sito ferdinandovarino.it oggi. Bene, il caso della spia russa. Cioè, proprio in questo momento, con tutti i casini che ci sono a livello internazionale, col dibattito sullo Sputnik o non Sputnik, caso strano, andiamo a prendere, perdonerà, l'ultimo degli sfigati che passava dei documenti, a quello che ci ha dato capire, di poco conto, anche se ora scrivono la sicurezza nazionale a rischio, attenzione, cosa è successo, è un atto, cosa dice? Atto ostile, dice Di Maio ai russi. Andiamo a prendere questa storia veramente mesta, seguita da più di un anno, controllato, ricostruendo come fosse un film da Mission Impossible, il nostro 007 che parte dalla sua sede è pazzesco, prende il treno, la metropolitana, poi cambia, prende il bus, poi arriva, si vedono nel parcheggio del Pinaceto, sempre quello,
è sempre quello, è sempre lo stesso giorno, è sempre lo stesso orario, ma stiamo ricostruendo questa vicenda come fosse davvero una di quelle pazzesche, ad altissimo rischio, con delle ricostruzioni di questi due abilissimi che addirittura si mettevano il cappello per incontrarsi e cercavano di evitare e di controllare, cambiando mezzi, guardandosi in giro, facendo più volte il giro della piazza, e questa è la tua faccia. Cosa succedeva? Alla fin fine li controllavano da un anno. Questa è una minchiata col botto, secondo me. Sicuramente è preoccupante perché uno, per come la penso io, che vende i segreti del proprio paese, altro che, diciamo, vabbè, deve finire in galera, questo è abbastanza evidente, però insomma mi sembra una storia di una tristezza infinita rispetto al valore che potrebbe avere una cosa di questo tipo. E soprattutto il valore di questi documenti che non sembra realmente possano mettere a rischio la NATO, ma siano più documenti contabili, dove sono le nostre missioni, quanto ci costano, le regole di ingaggio, non mi sembrano segreti ovviamente di così inconfessabili o non conosciuti. Resta il fatto che se questa è solo la punta dell'iceberg, è un altro dibattito allora a questo punto, perché bisogna andare a vedere tutta una serie di altre vere documentazioni che possono passare in altre mani. Sottolineo che è molto curioso in questo momento, accada in questo momento, nel momento in cui di fatto tutto il mondo sta spingendo la Russia verso la Cina per costruire due blocchi, per chiarire che l'Europa deve essere nell'alveo della NATO, nell'alveo dell'America, e su questo io credo che non ci sia dubbio. Certo, non saprei e non avrei dubbi tra chi scegliere tra Cina e Stati Uniti, almeno io. Però insomma è abbastanza curioso quello che sta succedendo. Cosa dicevo? Una volta le spie facevano una brutta fine, qua non diciamo niente delle barbe finte. Ottima fine, Ferdi, in intervista con Nordio, grazie Sabri. Mission no possible, grande Aldo. Gabriele, io la reputo una minchiata col botto, a meno che ora non si scopra qualcosa ovviamente di più. Tutti contro i russi, siamo ridicoli patetici. Laura, questo è interessante. Segreti per 5.000 euro, bravo. Tra l'altro, Sole, 5.000 euro in una scatola da scarpe, in realtà dentro al bugiardino delle medicine, tra l'altro è molto carina anche questa, chissà come si chiamava questa medicina che lui dava, che erano documenti dentro la pendrive per questo russo che finisce in galera e non mangia, non beve, non parla e quindi sta zitto. Hanno intervistato la moglie di questo Walter Biot, capitano di fregata italiano, che appunto vendeva queste cose, questi documenti per circa 5.000 euro, 3-4 incontri fino ad adesso, segretissimi, cercavano di scappare proprio come nei film. Prendeva lo stesso metropolitana, lo stesso autobus, dentro la stessa auto si trovavano con lo stesso cappellino, nello stesso posto, lo stesso giorno, alla stessa ora. Tutto segretissimo, ma è stata una grande operazione che doveva essere raccontata con 5-6 pagine di apertura su tutti i giornali oggi. Era uno di quelli che tenevano sott'occhio da tanto tempo e oggi, caso strano, è stata fatta l'operazione. 26.000 euro di stipendio, la moglie aveva perso il lavoro, tra l'altro una psicologa, quindi in questo momento ne servono, in questo momento non c'è dubbio, non ha messo a rischio probabilmente la nostra sicurezza, lo diranno comunque le indagini, questo lo vedremo. La moglie di Biot, raggiunta dal Corriere o Repubblica oggi, dice ai russi: ha dato il minimo mio marito, non è certo uno che vuole fottere il nostro paese, ma lo ha fatto per disperazione e per i soldi, perché hanno il mutuo da più di 1.000 euro, lui lo guadagna al massimo il doppio ogni mese, 2.100 euro di stipendio, ne devono pagare 1.200 di mutuo, cioè una famiglia tipo, solo che noi non vendiamo i segreti delle nostre aziende, non vendiamo i segreti del nostro posto di lavoro, quindi ha i problemi di tutti. Racconta di una figlia che ha una difficoltà particolare, su questo non voglio ovviamente entrare, ma non è l'accento che mette la moglie di Biot. Fatto tutto ad hoc dalla CIA, Gabriele, chissà cosa sta succedendo sopra le nostre teste da questo punto di vista. Sposo in pieno la minchiata col botto, grande Sabri, che sia un colossale pesce d'aprile. No, oggi pensavamo il solito pesce d'aprile nei nostri telegiornali,
abbiamo avuto pietà. Sembra ci sia la volontà di tornare alla guerra fredda, ma la storia ha già bocciato queste politiche mondiali ed è questo il problema, esattamente questo il problema che mi preoccupa più di tutti. Stiamo creando due schieramenti nel mondo, per fortuna abbiamo lasciato quell'altra minchiata col botto dei rapporti con i cinesi che tanto hanno un solo obiettivo che è quello di espandersi ma meno pacificamente, diciamo, nelle proprie politiche rispetto ad altri e ci siamo un po' più riavvicinati agli Stati Uniti. Più che capitano di fregata, capitano, dai, non, queste parole non le diciamo, Gabriele, non ci sono più le spie di una volta, Bond si costituisce parte civile, Andrea. Nadia se la ride, va bene, andiamo velocissimamente a tutto il resto. Oggi, prima di arrivare a Salvini, c'è una cosa molto interessante sul Corriere del Veneto. Non vi ho detto neanche i titoli, beh, le aperture sono Gazzettino, altri ritardi, stop vaccinazioni, ve l'ho detto, il Corriere e Repubblica scelgono il tema della minchiata col botto. Spie, tensioni con Mosca e Repubblica, la talpa dei russi. Oh, perché in tutto questo è abbastanza evidente che adesso noi chiamiamo l'ambasciatore Razzo a Roma gli diciamo: Oh, ma com'è questa storia qua? E lui dice: Ma speriamo che però non si intesiscano i nostri rapporti. Ora si attende la contromossa di Putin, che se noi richiamiamo un diplomatico, lui ne richiamerà due, cioè per mostrare la solita forza. Insomma, che cosa succederà da qui in avanti è molto curioso, se non una chiara, certa e netta tensione. Un raffreddamento, visto che qualcuno citava la guerra fredda, nei confronti della Russia. Ciao, ciao Sputnik, avete capito? E su questo, e mi sembra abbastanza evidente, a chiusura di tutto questo ragionamento, lasciando perdere i due blocchi nel mondo. Cacciari sul Corriere del Veneto e Bertolissi, due interviste che raccontano dei casini delle regioni, cioè, come dire, attenzione, qua è un anno che praticamente Speranza dice. Sapete che questa autonomia delle regioni e questi sistemi sanitari, 20 sistemi sanitari, ognuno fa un po' quello che vuole e che cosa significa? Come possiamo affrontare un'emergenza in questa maniera? Bene, due ricostruzioni, una è quella di Bertolissi, ve la leggo dopo, l'altra è quella di Cacciari, che dice Cacciari è tutto un macello, tutto un disastro, le regioni sono un fallimento, un disastro, sono catafalchi burocratici. Hanno moltiplicato le norme, le leggi, cose che ovviamente abbiamo anche discusso in questo anno, perché di fatto era normale che ci fosse un DPCM, o meglio, accadeva che ci fosse un DPCM, poi ci fosse un'ordinanza regionale, magari più restrittiva, che era l'unica cosa che si poteva concedere alle regioni. Allora, dove sta la libertà, il disastro? Abbiamo creato due norme nello stesso momento e quindi era un macello ulteriore per i cittadini. Ci vuole una riforma radicale sul federalismo, dice Cacciari. I presidenti si credono davvero presidenti, dice Cacciari, perché ognuno ha la sua strategia. Io vorrei capire qual è la strategia dei presidenti, qual è la libertà che è stata concessa ai governatori, al di là di quella di fare dichiarazioni, al di là di quella di cercare di riaprire un po' prima, nel caso in cui si stesse andando verso le riaperture. Queste sono le limitazioni alla fin fine sulle quali hanno agito i governatori. Non è che avessero questa grande libertà, mi sembra di capire, anche perché, e adesso lo spiega Bertolissi, le regole sono chiare. Cosa poteva fare un governatore? Rispettare il piano vaccinazioni? L'abbiamo capito, detto, ce lo siamo detto, l'abbiamo condiviso qui o no? Che il piano vaccinazioni era nazionale e quindi quando tu scrivi lavoratori essenziali, uno cominciava a fare i lavoratori della protezione civile, quell'altro i magistrati, quello gli avvocati, quell'altro ancora gli insegnanti, giustamente, cioè tutti questi aspetti qua. Nessuno ha fatto le cassiere del supermercato, nessuno ha fatto i tassisti, nessuno ha fatto gli autisti del bus, ma questo era scritto nel piano di vaccinazioni. Quindi le regioni applicavano il piano delle vaccinazioni nazionali. Questa è la libertà, il casino che hanno fatto i governatori. Certo, ci sono differenze pazzesche tra regione e regione. Bertolissi, cosa dice il costituzionalista, padre della legge del federalismo? Bertolissi, ma di che parla? L'ultima parola è sempre allo Stato. Per esempio, Boccia e Gelmini smentiscono la famosa frase che ci gira da un anno, le regioni vanno ognuna per conto proprio. E Bertolissi dice: Guardate, che sia Boccia che faceva il ministro degli affari regionali prima, che la Gelmini adesso che fa il ministro degli affari regionali, hanno smentito questa ricostruzione. Cioè, non è vero che le regioni vanno per conto proprio. Nessuna regione ha mai vinto la consulta nei conflitti di attribuzione, dice ancora Bertolissi. Quindi comanda sempre lo Stato, anche quando ci sono gli scontri.
con le regioni. Se lo Stato non decideva, per forza arrivavano le regioni a farlo. Così dice Chiosa Bertolissi. Vai, salutiamo perché è tardissimo, Ferdinando. Grande Lorenzo, c'è uno spettacolo quando parli, complimenti addirittura. Fulvio, secondo te Putin ha bisogno di mostrare il pugno duro col nostro governucolo? Ma Fulvio, non lo so, però i rapporti internazionali, per lo stesso tempo non dovrebbe avere bisogno di qualche documentino pagato 5.000 euro. 5.000 euro, ma a chi raccontano queste barzellette? Dobbiamo fare i ruffiani con l'amministrazione Biden. Rita, buongiorno, accidenti, sono in ritardo. Beh, resta qui, dai Rita, e condividi, ti prego. Da quando non c'è Trump è un casindrio l'altro, scrive Gabriele. Andrew, buongiorno, ripeto che il caldo e la bella stagione sarà impossibile tenerci a casa, belli e buoni, vaccino no, comprensibilmente aggiungerei. Sì, adesso vediamo se piove davvero sto weekend o no. Antonella, ogni regione ha fatto i cavoli suoi su alcuni aspetti, senz'altro. Grande Giordano! Ciao caro amico, buona giornata e buon lavoro anche a te. Sei unico direttore stasera. Ah, già, è vero, ci vediamo stasera. Ci vediamo stasera, Ring. L'avevo dimenticato. Su Telequattro alle 21 cominciamo con una lunga intervista a Massimiliano Fedriga, quindi il governatore del Friuli Venezia Giulia. Sarà interessante su tutti i temi, anche questo aspetto, per esempio, delle autonomie, delle famose regioni che vanno per conto proprio. Volevo solo dirvi: stasera c'è anche l'incontro, per quello non avremo i grillini, li ho sentiti poco fa, tra Conte e il Movimento 5 Stelle, l'assemblea, e quindi con l'obiettivo unico di sapere cosa da questa assemblea possiamo fare il terzo mandato o ha ragione Grillo? L'unica cosa che ovviamente vogliono sapere grillini questa sera. Il secondo aspetto, Salvini invece che va a destra, sceglie al posto di Giorgetti per la politica estera all'interno della Lega il veneto Lorenzo Fontana, il veronese Lorenzo Fontana, e che oggi dice: ma no, questo incontro con Orban e il premier polacco lo stiamo facendo a Bruxelles per creare la carta delle, come si chiama, la carta dei valori della destra in Europa. Non è una cosa per cui andiamo contro la Meloni, creiamo un'alternativa, siamo pericolosi, sovranisti, autoritari. I nostri valori sono il tema dell'immigrazione da discutere, la famiglia, la cristianità, la difesa delle PMI. Bene, questa cosa qui è ovviamente oggi sposta l'asse ancora una volta della Lega. Come mai lascia Giorgetti, che aveva indicazioni, diciamo, chiare e della diplomazia chiara all'estero, e scegli di andare con Orban, il premier polacco e Le Pen? Cioè, questo è un dato da aggiungere al dibattito, ovviamente, di queste giornate. Ma chi ci accusa di essere sovranisti e autoritari? Guardino la Cina e guardino la Turchia. E mi dispiace perché su questo io sono perfettamente d'accordo con Lorenzo Fontana. Chi critica questa svolta della Lega, secondo me è sbagliata, ma che è legittima, di Salvini, sono quelli che volevano fare gli accordi con la Cina. E appunto con la Turchia. È tutto, ci vediamo stasera a Ring alle 21 su Telequattro, Massimiliano Fedriga, il senatore Tondo, l'onorevole Tondo e tanti altri. Voglio sapere da Tondo se appunto se ne fregherà delle regole anche stavolta e andrà a suo figlio, ma questa volta in realtà si può fare perché sapete che si può andare a casa con uno spostamento durante queste vacanze. Che ne pensi di De Luca per lo Sputnik? È una supercazzola anche questa, Aldo, assolutamente, il figlio di De Luca invece sarà il vice della Serracchiani, e questo l'abbiamo già detto anche ieri. Terzo mandato, pecunia non olet, si vede che l'odore da tonno non è poi così male. Ancora messaggi, dai, veloce. Io è un mese che sono andato alle Canarie a lavorare smart working, Fabio, beato te, non per fare il vacanziero, ma per respirare un po' di normalità lavorando a spese mie, visto che pago un affitto qua, in Italia è follia, qua è tutto più rilassato, con quattro regole di buon senso, senza tanta follia italiana alla speranza. Fabio, beato te. Tra l'altro, anche noi che guardiamo la Germania, pure i tedeschi sono scappati dappertutto dicendo: ah, ma in Germania sanno solo fare lockdown. Stupenda puntata stasera, speriamo. Ciao Rita, stasera, ciao a tutti. Ci vediamo su Telequattro alle 21. Buona giornata e sul sito ferdinandovarino.it. Ciao ciao.